Buonasera amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Siamo qui per il post partita della sfida di Serie B dello stadio Stipe di Frosinone tra Frosinone e Monza, partita conclusa sul 2-2, punteggio che secondo me ci sta pareggio giusto, con il Monza che ha rischiato davvero nel finale di prendere il gol del 3-2, ma due grandissime parate di Gregorio hanno detto no al Frosinone. Partita iniziata con il gol di Jemmello del Frosinone, con Paletta che va in scivolata, viene saltato e trafigge con un pallonetto di Gregorio. Pareggio poi subito per il Monza con Paletta che riscatta l'errore e in una mischia in aria la butta dentro di testa. E poi sul finire del primo tempo arriva il 2-1 per i Bagai con il gol del vichingo Christian Gyökeres. Con il sinistro a trafiggere il portiere del Frosinone, si va all'intervallo su punteggio di 2-1 per i Bagai, per gli uomini di Christian Brocchi. Secondo tempo che inizia però con il pareggio del Frosinone, palla sulla destra, se non erro, per Salvi, che indisturbato va al tiro con una diagonale, fa 2-2. E niente, pareggio giustissimo, secondo me potevamo fare qualcosa in più, ma qualcosa meglio della sfida con Cittadella si è visto anche Mirko Maric, il ritorno di Mirko Maric che era davvero parecchie partite che non giocava e addirittura non veniva convocato. Ci ha provato svariate volte anche Dio senza trovare il gol. Tutto sommato bene dietro Bellucci e Paletta, a parte quella scivolata di Paletta che poi è riuscito, vabbè, a trovare anche il gol. Bene Scozzarella. E niente, testa subito alla sfida di sabato con il Pordenone che era in programma venerdì sera, ma è stato comunicato che la sfida sarà sabato alle ore 18 contro il Pordenone allo Stadio Brianteo, allo Power Stadium, e niente, vedremo come andrà col Pordenone, bisogna tornare alla vittoria perché il Venezia ieri ha vinto ed è al secondo posto, noi siamo al terzo e niente, io vi invito a mettere un mi piace sotto a questo video, a lasciare un commento con le vostre impressioni di Monza, di Frosinone Monza. A iscrivervi se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina del mio prof... attivando la campanellina per non perdere i prossimi video. E sempre forza Monza, dai Bagai.